Vi è l'accordo tra i 27 sul testo chiave sulla regolamentazione della crisi del patto UE sui migranti. L'accordo sul testo del regolamento sulla gestione delle crisi. Come appreso, è stato trovato dopo che Germania ha accettato di tornare al testo formulato a luglio che non conteneva alcun riferimento alle operazioni condotte dalle ONG. Poland e Ungheria si sono espresse contro l'accordo, mentre l'Austria, la Repubblica Ceca e Slovacchia si astengono. La soddisfazione della Grande era espressa in ambienti diplomatici per raggiungere l'intensità che consentiva di definire la posizione di negoziazione del Consiglio in vista dei negoziati che si apriranno con il Parlamento europeo. La presidenza spagnola e il Consiglio dell'UE volevano dare una nuova accelerazione ai negoziati per fare, tra le altre cose, che il vertice di Granada non è dominato da scontro sulla migrazione. L'estratto del punto sulle ONG, se viene mantenuto nelle prossime ore, potrebbe soddisfare le richieste dell'Italia. Contrariamente all'esclusione attività delle organizzazioni non governative da contesti che rientrerebbero nell'uso strumentale della migrazione per terzo paesi, tra casi che innescano la regolamentazione crisi. In ordine che vi sia un accordo, è necessaria la maggioranza qualificata, cioè il sì di almeno 15 paesi che rappresentano il 65% della popolazione europea. Se la Polonia, l'Ungheria e l'Austria rimangono ai voti opposti, per la comprensione che hai bisogno del Pact di Berlino e Roma. Berlino. Beh, la comprensione ci avvicina al lancio della riforma dell'asilo. Un portavoce governo tedesco ha definito buone notizie che l'accordo raggiunto Bruxelles sulla regolamentazione della crisi patto dell'UE sui migranti che si avvicina a un buon tratto il lancio della riforma sull'asilo da parte Parlamento europeo. La dichiarazione è stata fatta durante la conferenza stampa governo di mercoledì. Berlino.